Ad Aiello del Friuli oggi la 18ª festa delle Meridiane e per l'occasione sono stati inaugurati altri 4 orologi solari. Maurizio Mervar. Sine sole sileo, senza sole taccio, tempo che scorre e studio dei fenomeni atmosferici nella cultura latina della meridiana, ma oggi Aiello di certo non tace ed anzi festeggia le sue meridiane anche con la banda, partendo dal Museo Formentini, cuore di questa passione cittadina. Sono già 104 gli orologi solari nei vari borghi, ma oggi con le nuove inaugurazioni diventano 108. La prima in via Petrarca, dedicata ad Eolo, Dio dei venti. Le parole chiave sono in greco, pneo, soffio e zoè, vita, a ricordare che il tempo corre e fugge come il vento. Ma perché dovrei costruire una meridiana sulla parete della mia casa? La sento alla radio l'ora, salgo in macchina, la vedo sul cruscotto dell'auto, ho l'orologio, ho il cellulare. Forse un valore importante, soprattutto qui nella nostra terra del Friuli, la meridiana ce l'ha. Entrare in una filosofia di vita, perché normalmente sulle meridiane si fanno anche dei motti. Ne dico uno: la vita è fatta di sole, le vite aie fatte di soreli. La seconda meridiana del concorso 2018 è a Casa Boschi, in Borgo dei Frati. Qui l'ognomone, che è la barra indicatrice, è sostituito da un piccolo specchio rotondo che riflette la luce del sole. La terza opera, in via Marconi, è invece un orologio solare a manovella. Per leggere l'ora bisogna spostarla finché il sole attraversa la fessura perfettamente al centro. Infine la quarta, alla centa medievale di Ioannis. Su una base in pietra arenaria ritrova il coccio pesto e le tessere musive in stile aquileiese.